Teancenta Nunnaki, dei rettiliani del lontano passato. Mentre ci sono numerosi dettagli e misteriosi, che circondano l'antica storia degli Anunnaki, la maggior parte degli enigmi ruotano intorno alle loro caratteristiche fisiche, presenti nelle raffigurazioni di tutto il mondo. Mentre gli Anunnaki sono stati quasi sempre rappresentati in una forma umanoide, numerosi tratti fisionomici o comunque tratti somatici, indicano chiare differenze tra gli Anunnaki e gli esseri umani normali. I tratti del viso degli antichi Anunnaki, considerati dei, o dei barbuti, erano appunto sempre e puntualmente ben nascosti grazie alle grandi barbe, soprattutto anche se le loro caratteristiche facciali indicano una somiglianza evidente con gli esseri umani. Ci sono molti aspetti che hanno portato numerosi ricercatori a sospettare che ci sia qualcosa di anomalo nelle raffigurazioni degli dei Anunnaki. Molti credono che ci sia una chiara connessione tra gli Anunnaki e rappresentazioni di esseri rettili nell'antichità. È interessante notare che la parola usata per descrivere gli dei Anunnaki o Ancienta Anunnaki nell'antica Mesopotamia era Ser, che tradotto significa dragon o grande serpente. Ma ci sono alcuni dettagli che suggeriscono un'origine rettiliana degli Anunnaki, al di là del simbolismo del serpente o drago. Per trovare i pezzi cruciali della prova, viaggiamo indietro nel tempo, ovvero nel moderno Iraq, esattamente tra i monti Zagros, che sono la catena montuosa più estesa al confine Iran-Iraq. Presso il sito archeologico di Yarmo, i ricercatori hanno scoperto una comunità proto-neolitica che scomparve circa 2000 anni fa. Tra le migliaia di manufatti misteriosi e statue dei Sumeri, i ricercatori hanno scoperto numerose rappresentazioni della madre o dea della fertilità. L'unica cosa è il fatto che le statue della madre dea della fertilità mostrano discrepanze che sono altamente insolite. Mentre le figure mostrano un corpo antropomorfo, le teste delle statue sono tutt'altro che umane, con tratti zoomorfi molto chiari. Sia figure maschili e femminili presentano caratteristiche come la lucertola, facce e teschi allungati, grandi occhi ovali e le spalle larghe. Ma sembra che gli antichi esseri rettiliani, molto simili alle stature ritrovate, sono infatti presenti nelle diverse culture antiche di tutto il mondo, ed è possibile che tutti sono raffiguranti la misteriosa antica civiltà degli dei Anunnaki o dei Nephilim. Guardando indietro nel tempo, troviamo diverse storie di strane creature, che sono state adorate dai nostri antenati. In Sud America, Quetzalcoatl o Kukulkan sono alcuni degli dei che sono simili nei loro aspetti, agli esseri rettiliani, appunto adorati come dei. Quetzalcoatl, la divinità mesoamericana il cui nome deriva dalla lingua Nahuatl, significa serpente piumato. Il culto del serpente piumato viene documentato per la prima volta a Teotihuacan nel primo secolo. Questa rappresentazione si ritiene che sia stata fatta intorno al 900 AC. Per gli Aztechi, il dio Quetzalcoatl era, come il suo nome indica, un serpente piumato, un rettile volante, molto simile a un drago, che era visto come un punto di comunicazione o una sorta di collegamento, tra terra e cielo. Era visto come un dio creatore, che aveva contribuito essenzialmente alla creazione del genere umano. Kukulkan è il nome di una divinità serpente maya che serve anche per designare personaggi storici. Tuttavia, possiamo ritrovare la presenza di esseri rettiliani anche nel Corano. Ad esempio i famosi e misteriosi djinn, sono stati secondo i testi, presenti sulla terra prima degli esseri umani.
La storia racconta che ad un certo punto Iblis, il leader dei Djinn, sarebbe stata una creatura vicina ad Ollak, a lui disubbidiente. Dopo la creazione di Adamo, sarebbe stato ordinato a tutte le creature di adorarlo, in quanto creatura perfetta fra tutte. Quindi fu era ribelle e fu maledetto come i serpenti nel giardino dell'Eden, poi intrappolato sulla terra per l'eternità. Che è una leggenda OP che si racconta riguardo un fatto accaduto 5000 anni fa. Una pioggia di meteoriti che ha investito la Terra per l'avvicinardi della Stella della Morte, Nemesis Senibiru, ha costretto la gente lucertola o chiamati anche gli esseri formica, a cercare un rifugio sotterraneo appunto per ripararsi da questa violenta pioggia. Queste creature avevano costruito una complessa rete di gallerie situate sotto Los Angeles, utilizzando tecnologie avanzate che potrebbe anche fondere la roccia. In India vi è una leggenda quasi identica che parla del pozzo di Cesna, che nella leggenda indù è un ingresso in una città sotterranea dei Naga, che secondo i testi sono una razza di persone simili ai serpenti ma semidivini, che vivono in una città sotterranea, chiamata Patala. Secondo la mitologia, questa città chiamata Patala è un luogo di grande potenza e solo il santo potrebbe entrare in contatto con essa. Abbiamo culture diverse che condividono praticamente le stesse convinzioni, culture che secondo la storia non sono mai state interconnesse e ancora condividono molte storie simili. Come si può vedere, in quasi tutte le antiche culture, gli esseri rettiliani sono presenti. Che vanno dagli antichi Sumeri in Asia e nelle Americhe, descrizioni misteriose di esseri rettiliani, sono presenti in tutto il mondo e tutte hanno molte analogie in comune. È possibile che tutte queste antiche culture descrivevano la stessa razza? È possibile che tutte queste culture, in realtà descrivono gli antichi Anunnaki? Let it go.